questo video vi facciamo vedere come lo scontro di un elettrone e un positrone nell'acceleratore Superkeck B generi in ogni occasione un numero e un tipo di particelle diversi. Ad esempio, abbiamo visto come nel primo evento vengano prodotte solo due particelle, mentre nel secondo sono molto di più. Quindi, benché le condizioni iniziali siano identiche, cioè elettrone e positrone si scontrano sempre con la stessa energia, non possiamo sapere con certezza quante e quali particelle vengono generate dopo la collisione. Questo concetto viene chiamato sezione d'urto, che non è altro che la probabilità che dopo lo scontro di due particelle ne vengano prodotte altre di un determinato tipo e in un certo numero. Uno degli scopi dell'esperimento Bell 2 è proprio quello di misurare la sezione d'urto di tantissimi processi fisici diversi, al fine di ottenere tabelle dettagliate sulla possibilità che un determinato processo avvenga rispetto agli altri.